this is the point when I need everybody to get to the dance floor. It's like that, y'all. That, y'all. That, y'all. That, y'all. That, y'all. Like that, y'all. That, y'all. Like that, y'all. That, y'all. That, y'all. That, y'all. Like that, y'all. That, like that, y'all. That, y'all. I came to have a party. Conferenza stampa in provincia di Biella per la presentazione della riserva di pesca in Valle Cervo. Con noi l'assessore all'ambiente della provincia di Biella, Fausto Governato. Ecco, un progetto in discussione ormai da quasi 20 anni nella provincia di Biella. È un progetto che grazie a questa amministrazione potrà vedere la luce. Un suo commento e poi esattamente di cosa si tratta. Ma intanto, giustamente, come ha detto lei, sono 20 anni che si parla di questo progetto e per 20 anni si sono fatte solo chiacchiere. Io ho preso in mano, ho preso a cuore la situazione e credo di essere sulla dirittura finale. Mi manca naturalmente l'approvazione del Consiglio. Questa sera io lo sottoporrò alla terza commissione consigliare, già quindi tutti i membri del Consiglio, spiegherò loro cosa si vuol fare. Io penso che dovremmo arrivare a risolvere questo problema che da anni la Valle Cervo chiedeva. È un problema importantissimo perché una riserva di pesca penso che non possa che portare giovamento alla valle, al nostro territorio, a questa provincia che ahimè in questo momento si trova veramente in ginocchio. Non sono state facili le consultazioni perché io ho avuto un parere non favorevole da parte della Consulta della Pesca. Su quel parere che loro mi hanno dato ho fatto delle mie valutazioni, ho ricontattato gli amministratori locali, i quali mi hanno dato disponibilità di trovare in un certo senso una mediazione. Le dirò una cosa importante: questa riserva di pesca non è un tratto unico del Cervo, sono 5 tratti. E qualcuno si chiederà perché hanno scelto 5 tratti alternati a tratti di pesca libera. Beh, perché questi 5 tratti serviranno a coprire tutto il territorio, quindi quei 5 comuni dell'Alta Valle, e a portare gente in quei 5 comuni. Ma non solo, perché questi tratti alternati a tratti di pesca libera servono anche per la balneazione. Quelli di pesca libera potranno essere utilizzati come tutti gli altri anni nel periodo estivo da chi vuole andare a fare il bagno e continuare ad andare nel Cervo. Maurizio Piatti, presidente della comunità montana Valle Cervo. Ecco, un progetto, questo, come abbiamo sentito, finalmente realizzabile. Ora la palla passerà alla comunità montana perché dovrà bandire un bando per la gestione, insomma. Sì, noi siamo felici di questa cosa perché è un progetto molto vecchio, si parla del 98, la stesura del primo business plan del 1998, 14 anni di distanza, finalmente approdiamo, almeno così sembra, in attesa dell'approvazione definitiva del Consiglio Provinciale, approviamo alla riserva naturale di pesca. La palla passerà a noi immediatamente dopo che dobbiamo trovare una gestione di questa riserva. E siamo convinti che riusciremo a farlo in tempi brevi, prima della sicuramente in tempi ragionevoli per poter partire a febbraio con la riserva di pesca. Ecco, Presidente, potranno accedere a questa riserva solo i pescatori della Valle Cervo oppure tutti i pescatori della provincia di Biella? Noi chiaramente puntiamo anche oltre a Biella, puntiamo a Torino, Milano, a Genova. Ci sono d'altronde gli esempi di riserva di pesca che ci sono nelle vallate vicine, in Valsesia, in Valdossola, in Valle dell'Orco, che noi abbiamo studiato attentamente per fare il business plan per questa riserva, lo dimostrano. Noi non dobbiamo puntare sui nostri pescatori, ma dobbiamo puntare a gente che arriva da fuori, che magari passa 2 giornate a pescare da noi e quindi dorma sul territorio portando del lavoro agli alberghi, ai ristoranti, ai negozi e a chi cerca di sopravvivere in montagna. When I need everybody to get to the dance floor, it's like that, y'all. That, y'all. That, y'all. That, y'all. That, y'all. That, y'all. Like that, y'all. 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 That, y'all.